Ciao a tutti da Virgo. E nonostante la sconfitta di ieri della Lazio per 2-1 contro la Juventus, mi sento di fare i miei più grandi complimenti, sentiti complimenti, alla squadra biancoceleste che, partita da outsider, si trova a lottare agli onori per la seconda posizione, grazie anche all'ottimo lavoro di Inzaghi e alle prestazioni dei singoli e anche al gioco di squadra. Ma ho deciso di fare questo video per elogiare uno dei giocatori che secondo me è imprescindibile per questa Lazio. Ebbene sì, non è Immobile nonostante i suoi 30 gol, bensì Manuel Lazzari, un giocatore che io considero un esponente del vecchio calcio nel nuovo che avanza. Ricordiamo che Lazzari è un classe 93, e lui è del novembre 93, che è esordito in Serie A a quasi 25 anni, quindi voglio dire neanche era uno appena uscito dalla primavera, ma che dopo una vita trascorsa in Spal e membro della cavalcata della squadra di Ferrara, si trova ad essere pedina fondamentale di questa Lazio. Perché ho detto esponente del vecchio calcio nel nuovo che avanza? Perché la tipologia di giocatore che rappresenta Lazzari è totalmente estinta. Ce ne sono veramente pochi, diciamo in via di estinzione. Un giocatore che negli anni 90, una tipologia di giocatore che negli anni 90 e negli anni 2000 veniva, diciamo, riconosciuto come importante ma non troppo, quindi come gregario, come uomo utile alla causa, come soldatino. Ricordiamo che soldatino era il soprannome di Livio, un giocatore pedina fondamentale della Juve della seconda metà degli anni 90 e che comunque ha costruito una carriera su questo soprannome grazie anche al suo atteggiamento. Ebbene, Manuel Lazzari secondo me è della stessa pasta, un uomo che si è trovato dopo anni a calcare i palcoscenici della massima serie, ma che da 3 anni a questa parte dà sostanza, dà qualità, dà quantità, dà cuore e si è affermato anche quest'anno. Molti all'inizio stagione davano come titolarissimo Marusic, invece il buon Manuel ha scalzato ogni gerarchia. Un giocatore brevilineo di 1,74, agile, scattante, intelligente, tempi di inserimento, perfetto per un 3-5-2, perfetto. Sarei però anche curioso di vederlo in una difesa 4, perché secondo me dovrebbe un po' lavorarci, però potrebbe essere un'ottima evoluzione tattica qualora magari dovesse andare in qualche altra squadra o magari qualora mai la Lazio dovesse passare a una difesa 4. Un giocatore che la fascia destra se la mangia, può ricoprire tutti i ruoli e, ripeto, con grande qualità, quantità e cuore. Ovviamente non tanto prolifico sotto rete, ma comunque, ripeto, lui è secondo me un po' più difensore che centrocampista all'offensiva, però ragazzi, tanta roba. Un giocatore che, ripeto, ha scalzato le gerarchie, partito come riserva, finito titolare di una squadra che da outsider ti sta lottando per il secondo posto e che poco prima del lockdown era meno uno dalla Juventus capolista, rendiamoci conto. Una, ripeto, pedina fondamentale della squadra di Inzaghi che potrebbe essere un elemento utilissimo per la maggior parte delle squadre di A. Faccio un esempio stupido, un Inter, no? Nella stessa estate che mi è arrivato Valentino Lazzaro per 20 milioni, perché non un Lazzari, che poi tra l'altro Lazzaro, Lazzari, sembra quasi che abbiano preso la sottomarca di Lazzari, no? Perché non puntare su un giocatore? Forse perché italiano fa poco appeal, no? Perché
chi di voi avrebbe pronosticato una stagione così buona da parte di un 25enne che fino di un 26enne ormai che fino all'anno prima ha giocato nella SPAL? Sì, idolo dei fantacalcisti, per l'amor di Dio, ma come si sa, al fantacalcio si prendono giocatori che ti fanno vincere. E per questo Lazzari è stato fondamentale, non solo per i fantacalcisti, ma anche per la salvezza l'anno scorso della SPAL. Insomma, si è salvata, quest'anno sta retrocedendo. Il signor Manuel gioca per la seconda posizione, ricordiamolo sempre. Veramente un giocatore che si vedevano le qualità, che ha avuto una crescita esponenziale, ma fondamentalmente repentina, perché, o magari non vista, perché magari in Serie B giocava allo stesso modo. Mi è saltato al nero della cronaca dopo questa stagione, dopo la scorsa stagione appunto con la SPAL. Quindi degno di vestire la maglia biancoceleste. Auguro a lui di vestire maglie anche più prestigiose, ma non perché a Lazio non sia, però magari per un Milan sarebbe una manna dal cielo, per un Inter, per il 3-5-2 di Conte, sarebbe veramente ideale, ma come per tante altre squadre, e ripeto, il Lazio è una grande squadra. Forse in parte tutti i giocatori hanno anche imbroccato l'annata giusta, però voglio dire, hanno fatto forza sul collettivo e il buon Manuel, che ha messo in difficoltà la maggior parte degli esterni difensivi della Serie A, insomma, è veramente una pedina fondamentale. Quindi nel mio piccolo faccio un grande augurio a Manuel, anzi a Lazzari, perché purtroppo non è che sono amico con lui. Auguro a Lazzari di fare la più grande carriera in maglia biancoceleste o no, perché il soldatino del 2020 deve ricevere tutti gli onori del caso. Quindi ovviamente, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, condividete, non smettete di seguire le mie carriere su Football Manager. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, e ancora in bocca al lupo Manuel e tanti complimentoni. Ciao!